È un emiciclo serio, ma mi permetterete ovviamente di festeggiare un po' la vittoria della Juventus a Cagliari, che praticamente significa scudetto per la mia squadra del cuore. Scusate, ma stasera ci sta. Però adesso veniamo ai grandi temi di politica internazionale. Perché veniamo ai grandi temi di politica internazionale? Perché in questa settimana è accaduto di tutto e accadrà di tutto. Ma noi partiamo da quello che è accaduto, cioè per esempio questo. Guardate qua. Schiaffo al sultano, dove è successo in Turchia. Le città della Turchia, un tempo culla dell'Islam politico di Erdogan, si ribellano. Al voto amministrativo il presidente incassa la prima vera sconfitta elettorale in 17 anni. Il partito AKP, RP, perde Istanbul e la capitale Ankara, zone Kurd of Limits agli osservatori. In pratica Istanbul, di cui Erdogan è stato sindaco, gli ha voltato le spalle. Che significa questo? Significa cose molto importanti. Significa innanzitutto che Erdogan è molto inviso all'America e questo negli equilibri globali conta. E conta parecchio, perché guardate che avere contro l'America per la Turchia, che è il secondo paese più armato della NATO, significa avere contro un partner fondamentale. Ma poi significa soprattutto che probabilmente Erdogan comincia ad aver esagerato e aver stancato. Voi ricorderete che nell'estate del 2016 ci fu un tentato colpo di Stato. Erdogan da quel momento è diventato ancora più dittatoriale. Qualche settimana fa è uscito su 7 un bellissimo reportage della mia amica Antonella Napoli. È una bellissima riflessione sulla Turchia di Erdogan, sulla questione dei giornalisti in Turchia, sulla quale torneremo nelle prossime settimane in occasione del 2 maggio della Giornata Mondiale della Libertà di Informazione. Torneremo su questo argomento. Erdogan ha tirato troppo la corda, ha cominciato ad accusare di gulenismo, cioè di seguito di Fethullah Gulen, che è il suo storico rivale, diciamo un progressista, anche se la definizione è abbastanza forzata, ecco, molto forzata, però diciamo comunque un arcirivale di Erdogan, che vive negli Stati Uniti, di cui Erdogan ha chiesto più volte l'estradizione, non ottenendola per fortuna, ha accusato di gulenismo tutti. È uno dei paesi con il maggior numero di giornalisti in carcere, è un paese nel quale basta definire genocidio, il genocidio dei curdi e si rischia, o degli armeni, e si rischia ancora più degli armeni e si viene arrestati. Quindi è un paese totalmente illiberale, è una dittatura e probabilmente i turchi cominciano a essere stufi di quest'uomo che ha di fatto distrutto quello che era il patrimonio storico di Ataturk, cioè la repubblica kemalista, laica, vagamente progressista, europeista o comunque in procinto di entrare in Europa, che è stata devastata da un personaggio che addirittura è favorevole al ripristino della pena di morte. Quindi siamo di fronte a un personaggio pericoloso e assolutamente da fermare. Quindi il fatto che finalmente Erdogan sia stato sconfitto in città importanti dopo aver vinto, penso con brogli, il referendum costituzionale, Erdogan, se ha perso queste città, vuol dire che nonostante i suoi brogli, che sicuramente ci saranno stati, diciamo le cose come stanno, vuol dire che ormai non ha più la presa sul paese. Questo è un fatto fondamentale, fondamentale. Ma che succede in Europa? Guardate qua. Avete mai sentito parlare di un comico che diventa presidente del consiglio o comunque che ottiene un risultato importante in politica e cambia per sempre gli scenari di un paese? Vi è mai capitato? C'è qualche altro paese che ha queste stesse caratteristiche? Il comico Zelensky fa il pieno tra gli under 30 presidenziali in Ucraina con il 32% di consensi al primo turno, stacca gli avversari, Poroshenko fermo al 15,9% e la Timoshenko al 13,3%. Che succede in Ucraina? Succede che la famosa rivoluzione di Piazza Maidan comincia a mostrare la corda. Succede che siamo in una stagione nella quale ormai non c'è più destra o sinistra, purtroppo, anche se per me ci sono ancora e come, ma purtroppo nell'immaginario collettivo non ci sono più. E succede che questo personaggio, che di fatto è un tizio che ha interpretato delle serie televisive anche piuttosto discutibili sotto alcuni punti di vista, si
sta dilagando e con una promessa, una serie di promesse probabilmente del tutto irrealizzabili. Però questo Vladimir Zelensky conquista un sacco di voti, di fatto smantella quella che era la prospettiva di un confronto tradizionale fra le varie anime del paese e approfitta di una nazione in ginocchio che non sa più da che parte sbattersi, perché il discorso fondamentale dell'Ucraina è che chiaramente il tentativo di trasformarla in un cortile della NATO davanti a Mosca non è riuscito, perché Putin non è un tipo che ci va per le spicce, diciamo le cose come stanno. Scusate, non è un tipo che ci va per le lunghe, è un tipo che ci va per le spicce, voglio dire il contrario, scusate. Putin è un tipo che ci va per le spicce, è uno che risolve rapidamente le questioni. E la questione di Maidan e la questione della Timoshenko, Putin l'ha risolta facendo chiaramente capire, piaccia o non piaccia, che il Donbass e Leopoli, Sebastopoli e tutto il resto sono roba russa e non accetta nella maniera più assoluta che qualcuno metta le mani. I porti ucraini rimangono nell'orbita russa. Questo Putin l'ha detto con molta franchezza. Può piacere o non piacere Putin, a me non piace, però è uno che parla chiaro da questo punto di vista. E poi che succede? Ah, questo è fondamentale. Date qua, martedì prossimo si vota dove? In Israele. King Bibi, la parabola di un moderno populista. Allora, voglio parlare con molta franchezza perché non voglio essere frainteso in nessun modo. Io non sono del tutto dell'idea d'accordo con l'Economist, premetto questo. Nel senso che ho una posizione molto più dura su Netanyahu. Allora, Netanyahu bisogna cominciare a capire una cosa. Netanyahu è il principale avversario, diciamo avversario per usare un eufemismo, per non dire nemico, di Israele. Io non ho nulla contro Israele. Non sono mai stato antisemita in vita mia nella maniera più assoluta. Non sono mai stato anti-israeliano nella maniera più assoluta. Io sono sempre stato un convinto assertore dei due popoli, due stati. Ma sono sempre stato totalmente un avversario barra nemico di Benjamin Netanyahu. Bibi Netanyahu è un personaggio che ha portato Israele sull'orlo dell'abisso. Innanzitutto c'è un'accusa di corruzione pesantissima, che essendo quello un paese serio potrebbe costargli cara politicamente, ma soprattutto è colui che ha dato vita a un'escalation di violenza, di intolleranza e di mancanza di convivenza con i palestinesi e con il resto del Medio Oriente, che ha destabilizzato un'intera regione. Netanyahu, non Israele, Netanyahu, parliamo chiaramente, Netanyahu, non Israele, ma Benjamin Netanyahu è l'artefice di una serie di politiche. Basti pensare alla strage di Gaza nel 2014, una serie di bombardamenti tremendi, una serie di violenze disumane. Basti pensare a quello che sta succedendo ancora adesso. Basti pensare al rafforzamento che ha avuto in questi anni Hamas per colpa delle sue politiche. Poi ci si mette Trump che va a spostare il calvario di Bolsonaro, cioè di un altro fascista come Bolsonaro. Quando penso a Bolsonaro, la parola fascista mi viene spontanea. Spostare l'ambasciata a Gerusalemme è una dichiarazione di guerra. Farlo nel giorno, come successe l'anno scorso, nel giorno che per i palestinesi è la Nakba, cioè l'inizio dell'abisso del popolo palestinese, loro così lo considerano, il 15 maggio, spostare l'ambasciata a Gerusalemme, che è la città sacra delle tre religioni e che per mille motivi non deve appartenere a nessuno Stato, è una dichiarazione di guerra. Quindi Trump e Netanyahu si stanno rendendo responsabili dell'intera destabilizzazione della regione medio orientale. Quindi la speranza è che Netanyahu, se non perda, ma vada malissimo come Erdogan. La speranza è che tanto Erdogan quanto Netanyahu possano uscire di scena quanto prima per il bene dell'umanità. Ah, ma mica è finita la lista di quelli che io spero che escano in scena. Eccone un altro, lui. Lui, onnipresente, eccolo qua, Trump, che sta dappertutto, sta sul Time e sta sul Guardian, due sponde dell'Atlantico, eccolo qua. Guardian Weekly, l'America dopo il report di Mueller, eccolo qua,
Trump è in un momento delicato perché è a un punto di svolta. L'anno prossimo si vota in America, quindi bisognerà capire che cosa gli contrapporranno i democratici. Ma insomma, Trump non è in una buona stagione. Batte abbastanza in ritirata. Perché? Perché la situazione in America è fluida, ma lui sta cominciando a commettere un po' troppi errori e soprattutto comincia ad avere un po' troppi scheletri nell'armadio che stanno venendo fuori. Anche se chiaramente ha un piano per la rielezione e potrebbe anche riuscirci, ma comunque diciamo che tutta questa serie di vicende legate ai suoi scandali, legate alle sue incertezze, legate alla sua incapacità di governare, potrebbero costargli caro. Ah, ma mica è finita. Cambiamo paese? Brexit. Brexit showdown. Dopo il referendum del 2016, l'imprenditore Aaron Banks ha dato milioni di dollari alle cause anti-Unione Europea con, diciamo, l'obiettivo di far saltare l'Unione Europea e invece sta saltando Londra fondamentalmente. Ne parla la stampa di tutto il mondo, ovviamente, ne parla molto anche la nostra, fa dato atto, ma insomma è una situazione quella inglese, eccola qua, che per esempio Le Monde, guardate Le Monde dello scorso domenica e lunedì, ecco qua come si è arrivati a questo Brexit, perché? Perché è un incubo mondiale, perché è un atto di rara stupidità politica. Cameron, l'artefice di questo disastro, è praticamente un personaggio che ormai è sparito completamente, è un paese un po' più serio, chi combina un casino di quel tipo sparisce. E insomma, comunque la situazione è veramente delicatissima in Inghilterra. Perché? Perché, per esempio, adesso ieri ho seguito un'intervista di Floris a Marco Varvello, del libro di Marco Varvello, ne abbiamo parlato nell'emiciclo della scorsa settimana. E insomma, la Brexit non si sa più da che parte andare a portarla. Pare che la May abbia chiesto aiuto a Corbyn per avere la possibilità di portare in porto il deal, perché una uscita no deal sarebbe catastrofica, ma vediamo un po' che succederà. Ma non è è il momento peggiore e più drammatico in assoluto per la Gran Bretagna, perché si rendono conto di essere ormai né carne né pesce, non sono più di fatto nell'Unione Europea, non sanno dove andare, non sanno più quale sarà il loro ruolo nel mondo. Pensate voi che guaio si sono andati a cacciare. Ma ancora, eccolo qua. Volete parlare d'antipolitica? Eccolo qua. La Marianne, voi non li conoscete, ma questi sono coloro che governano veramente la Francia. E chi è questa massa di persone? Il gruppo di Bercy. Voi potete dibattere sempre, se ne fregano. L'inchiesta sulla dittatura, addirittura definita dittatura di Bercy. Marc Guillaume, il tecnocrate il più potente di Francia. In pratica il grillismo, come vedete, è un vento che spira in tutto il mondo, non è una caratteristica solo italiana, adesso ha preso l'Ucraina, adesso ha preso anche la Francia, d'altronde c'è stata una Le Pen fortissima, guardate qua. Comunque si parla di sovranismo in maniera sempre più diffusa e è pericolosissimo, coloro che governano veramente la Francia, enarchi. Come del resto, cioè uscita l'ENA, come del resto il presidente Macron, alla direzione del Tesoro o al Consiglio di Stato, il curriculum vitae sembra sempre di più a un livello dell'esecutivo e quindi con Macron è chiaro che questa tendenza del gruppo di Bercy, liberismo e fregarsene chiaramente dei ceti sociali più deboli, beh, d'altronde è tutta benzina per Marine Le Pen, è tutto a favore di Marine Le Pen, quindi pensate un po' voi questi in che guaio stanno cacciando la Francia. Una Francia che è alle prese con una destra, l'uomo che risveglia la destra, chi è? Bellamy, eccolo qua. Eccolo qua. Questo è il personaggio della Repubblica che sta un po' riportando in auge il partito del presidente Sarkozy, una Francia che è scossa da tutte quante le sue vicende interne, che è scossa dai gilet gialli e che tuttavia sta provando a uscire da quell'incantesimo negativo che è stata sia la presenza di Macron che la presenza della Le Pen. Sapete benissimo che da queste parti siamo convinti
del fatto che serva una destra e serva una sinistra. E potrebbe fare anche le scarpe a Wauquiez, l'attuale leader delle Repubbliche. Ah, ma l'Express ci informa che c'è anche una minaccia della nuova Jihad. Le questioni del principe, l'imperativo securitario, la problematica dei bambini, dei giovani. Eccolo qua, l'Express. Quale minaccia? Perché che succede dopo la fine dell'ISIS, dello Stato Islamico? È sparito il terrorismo? Non credo, e non lo crede neanche l'Express. C'è infine. Vogliamo parlarne, c'è infine l'OBS che parla di una tendenza che è abbastanza preoccupante, la rivoluzione del genere non essere né figli né garçon, né uomini né donne. In pratica è l'ibrido di questi tempi. Io non mi metto certo nella schiera di Verona, però certamente è una cosa che induce a riflettere. E poi sulla stampa francese c'è, e questo dalla misura di quanto la storia novecentesca ancora pulsi nelle vene di quel paese, c'è un'attenzione spasmodica, non da oggi, ma da giorni e giorni, se ne parla molto di più in Francia di quanto non se ne sia parlato da noi se ne è parlato poco o nulla, invece guardate qua, l'Algeria di Bouteflika, guardate quanto spazio le dedica il quotidiano storico della sinistra francese, Dégagé, Abdelaziz Bouteflika se ne va dopo 6 settimane di manifestazioni enormi, monstre. Il presidente algerino lascerà il potere il prossimo 28 aprile. L'epilogo patetico di una carriera flamboyante, ecco, flamboyante, cioè una carriera abbastanza ambigua, abbastanza discutibile, Dégagé, è caduto Bouteflika in Algeria, quindi siamo di fronte a un passaggio d'epoca importantissimo. Questo emiciclo internazionale vuole però parlare in conclusione anche di un altro episodio molto molto importante, che è l'elezione, per fortuna, di Zuzana, anzi, Saputova come premier della Slovacchia. Allora parliamoci chiaro, c'ha ragione Roberto Arditti quando scrive sul Huffington Post che non ha vinto Juncker, per fortuna aggiungerei. Non ha vinto Juncker, ma ha vinto una persona che certamente non è riconducibile a una sinistra tradizionale, però ha vari pregi che non sono da poco, considerando che quello è un paese che con un aderente al Partito Socialista Europeo, tal Fitto, era un paese che faceva parte del gruppo di Visegrad. Ecco, Zuzana Saputova mette una zeppa in questo, perché non è più un paese del gruppo di Visegrad, di fatto la Slovacchia, con una leader che guarda l'Europa, che guarda i diritti, che guarda anche a un'altra idea di umanità e di sviluppo, è chiaro che non è più un paese, non è la Polonia di Kaczynski, non è l'Ungheria di Orban, è un'altra cosa, il che non è poco, è tantissimo alla vigilia del 26 maggio. Significa che i cittadini europei possono anche non amare più l'Europa per quello che è diventata, ma non vogliono farne a meno. Non vogliono farne a meno perché sanno benissimo che fuori dall'Europa non c'è assolutamente nulla se non il baratro. Scusate, ma io devo chiudere con due pezzi di cuore molto importanti. Uno è il Caro Espresso, che parla di una vicenda di cui ci occuperemo anche noi nell'emiciclo culturale. L'Aquila, ce ne occuperemo il 5, tra le altre cose. Parleremo di vari libri. L'Aquila è 10 anni dopo il terremoto, è un espresso che dedica un ampio spazio a questo e poi dedica un ampio spazio alle nostre vicende italiane. Questo è un emiciclo internazionale, quindi non voglio occuparmi di questioni italiane, ma la questione dell'Aquila era importante, ho mostrato tutta la stampa internazionale, ed era importante mostrarla anche la nostra, poi soprattutto considerando che c'è un colloquio interno con Rafael Glucksmann, rifondare la coscia, chiudendo con il suo passato. Parla l'uomo della nuova sinistra politica francese e vedete che tutto torna, questo Glucksmann, che è appunto un volto nuovo della politica francese. Come risolvere la crisi della sinistra? La questione non è solo italiana, ora in Francia ci prova a risolvere Rafael Glucksmann, 39 anni, sconosciuto al grande pubblico fino a pochi mesi fa, scrittore e figlio del filosofo André Glucksmann. Ma soprattutto volto nuovo della politica che rappresenterà la lista Place Publique, Partito Socialista, alle elezioni europee. Place Publique è il movimento fondato a novembre 2018, lo stesso Glucksmann, insieme all'economista Thomas
Thomas Pourchet, l'ex socialista Joe Spiegel e la militante ecologista Claire Nouvian. Quindi è una buona proposta di sinistra, staremo a vedere quello che succederà. L'altro pezzo di cuore di cui voglio parlarvi, non perché ci scrivo anch'io, ma perché è veramente un pezzo di cuore, la splendida rivista De Valdesi, che in questo mese si occupa della pedofilia Notte Vaticana. Sapete che è uscito un libro intitolato Sodoma. È una rivista di valore, la rivista della comunità valdese, ve la mostro ancora. È una rivista che si occupa di diritti, che si occupa di integrazione, che si occupa di migranti, che appartiene a quella comunità che ha salvato i migranti in mare che Salvini voleva tenere ancora in mezzo al mare. Insomma, è una rivista che mi sta profondamente dentro, non solo perché ci scrivo, ma anche per i tanti valori che è in grado di esprimere. Questo è il suo numero 3 del 2019 e nella grande stampa, direi anche il piccolo ma combattivo confronti ci può e ci deve stare. Grazie, alla prossima.